intervenire. Parli di là. Grazie Nando. Voglio ringraziare i candidati al sindaco che hanno accolto questo invito del movimento di lotta per il lavoro di Casoria e dell'USB, l'Unione Sindacale di Base, proprio per, come diceva Nando, per creare un momento di confronto reale, invece di confrontarci nelle scuole al buio, in mezzo, voglio dire, a pochi spazi ristretti. Noi abbiamo pensato che la maniera più importante per far avere un messaggio reale rispetto al nostro tema, quello dello sviluppo e dell'occupazione, lo possiamo portare in piazza, perché è importante che i cittadini, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori sappiano che cosa vogliono fare nei prossimi 5 anni i candidati al sindaco. Allora noi come USB abbiamo rivendicato, stiamo rivendicando da parecchio tempo la questione del lavoro a Casoria e oramai grazie anche al sindacato che ci supporta diciamo, dal punto di vista di esistenza, perché se non avremo uno spazio agibile per poter fare la nostra iniziativa, la nostra vertenza e per sollecitare tutte le forze politiche, le istituzioni ad attuare seri ed urgenti provvedimenti che portano alla soluzione del problema non lavoro. A Casoria infatti la politica si è sempre preoccupata dei disoccupati solo in campagna elettorale, chissà per quale motivo, perché considerati facili predi clientelari, vista l'esasperazione di vivibilità e di sopravvivenza di uomini e donne che non possono garantire il pane quotidiano alle loro famiglie. Oggi invece, come movimento disoccupati di Casoria, abbiamo deciso di organizzarci e muovere le nostre coscienze di cittadini liberi da qualsiasi lusinga clientelare e politica e lottare per la conquista del lavoro vero. Infatti come movimento siamo presenti a tutti i livelli, regione e provincia, per cercare di stipulare insieme al comune di Casoria protocolli d'intesa atti alla risoluzione del problema lavorativo. Questo servirà anche a tenere sotto controllo coloro i quali hanno intenzione di continuare, come sempre, a sfruttare il disoccupato come merce di scambio, in termini di voti, e non come uomo e lavoratore, allontanando facili clientele di noti politici che da anni, troppi, siedono senza onore e dignità in Consiglio Comunale. Senza onore e dignità coloro che vogliono cambiare non sono degni di sedere in Consiglio Comunale, secondo il Movimento di Lotta. Alla prossima amministrazione chiediamo responsabilmente che qui a Casoria vengano approvati immediatamente quei progetti essenziali come Più Europa, Piano Integrato Urbano, la Cittadella del Benessere della Menarini Group, la costruzione e la gestione del nuovo cimitero comunale che sia comunale, un mercatino cittadino dove i cittadini non solo sempre, voglio dire, a volte devono andare in via Renato Carosone dove si blocca una città intera e non c'è un'area mercatale, isole ecologiche e tutte quelle iniziative che vadano nell'unica direzione dello sviluppo e dell'occupazione. Da 4 mesi, come movimento di lotta, insieme al sindacato USB a livello regionale e nazionale, stiamo lavorando su un progetto di una costruzione di un centro di raccolta ecosostenibile, da far ricadere su una delle tante aree dismesse della città, le quali aree dismesse sono state sempre, diciamo, strumentalizzate in campagna elettorale come la panacea di tutti i mali, mentre puntualmente ce le troviamo in campagna elettorale. Ma il movimento di lotta c'è un progetto di grande importanza, vista la vergogna dell'emergenza rifiuti che ci attanaglia ormai da 17 anni, iniziata con la giunta Rastrelli, continuata per anni dalla giunta Bassolino e oggi con il nuovo esecutivo regionale della giunta Caldoro, non si vede nessuna differenza né un minimo miglioramento. Non si parla altro che investire negli inceneritori, invece questa sarebbe l'alternativa. 3 nell'agenda della regione Campania, che sono solo un ulteriore avvelenamento del nostro territorio, mettendo in serio pericolo la salute umana e spreco di denaro pubblico. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, articolo 32 della nostra Costituzione. Infatti con questo progetto che abbiamo in agenda, gli inceneritori e le discariche non serviranno a niente, visto
i potentati economici. Abbiamo accolto con piacere che qualcuno dei candidati a sindaco abbia messo il naso su questa iniziativa. Infatti, al di là di chi sarà la vittoria in questa città, dovrà fare i conti con un movimento reale di lotta, che non solo lotta per la difesa dei diritti e per il lavoro, ma addirittura propone nuove idee ambientali e opportunità di lavoro. Faremo di tutto, con qualsiasi amministrazione seria, un punto essenziale per la riuscita del progetto. Metteremo a disposizione, oltre alle nostre energie, tutte le risorse necessarie e le risorse umane per far diventare Casoria una città ecosostenibile, pronta alla sfida del nuovo secolo. Immaginate per un attimo quante opportunità di lavoro possono creare progetti del genere. Una città come la nostra, martoriata e usata dalla politica non solo, potrebbe, deve diventare un punto di riferimento nell'area metropolitana della provincia di Napoli, magari con Casoria Ambiente, sinergicamente lavorare nella raccolta e nella gestione, e per questo noi insistiamo che bisogna rivalutare questa società promuovendo nuovi interessi ambientali, sia le isole ecologiche che un progetto della filiera della raccolta differenziata, consorziandosi con tutte quelle aziende che riciclano e riusano i materiali differenziati della raccolta, come ad esempio la Corepla per la plastica, la Cial per l'alluminio, la Comieco per la carta e cartone, oppure come la Rilegno per gli scatti di legno e mobili vecchi. Infatti, dal 6 al 10 giugno abbiamo un appuntamento importante in provincia di Treviso con la signora Poli, un centro di raccolta di Vedelago, per ribadire il nostro interessamento alla costruzione di un progetto che vorremmo chiamare Centro Ecosostenibile di Raccolta Casoria. Tutto questo ad impatto ambientale zero e a costi minimi, visto che sono progetti finanziati dalla Comunità Europea e dalle regioni. Immaginate solo un inceneritore come quello di Acerra è costato 400 milioni di euro. Sapete quanti centri di raccolta si possono costruire con i soldi spesi con un solo ecomostro? 200 centri di raccolta. Immaginate quanta occupazione. Questo non intaccherà minimamente, al di là di tutto, con la nostra vertenza che stiamo portando avanti sui progetti che ricadranno su Casoria. Anzi, come già detto, saranno la priorità per i disoccupati della nostra città. In questi giorni, come ben sapete, siamo stati presenti in tutte le vostre aperture e convegni elettorali. Abbiamo ribadito il nostro malessere generale che viviamo. Ci sono state delle provocazioni e delle calorose accoglienze. Sappiate che la nostra non è stata una passerella come siete abituati a fare voi politici, specialmente in campagna elettorale. Le nostre azioni le abbiamo decise proprio per dare la visibilità al dramma del non lavoro che non sopportiamo sulle nostre spalle. Le nostre istituzioni democratiche sono il sale della democrazia. La partecipazione democratica è l'unica arma contro chi vuole abbattere i diritti e le conquiste sociali. C'è bisogno di uscire allo scoperto e non starsene nelle proprie case. Per questo i disoccupati del movimento di lotta per il lavoro hanno deciso di non elemosinare il nostro diritto al lavoro, ma di conquistarcelo con la lotta e la partecipazione democratica. In alcuni ambienti siamo stati visti e nominati profughi. Certamente queste persone ignoranti e per niente sensibili al dramma dei disoccupati vogliono solo imbancare chi soffre. Non sono degni di essere chiamati esseri umani, secondo noi, perché di umanità non hanno altro che il loro egoismo, come dice il vecchio detto, il sazio non crede il digiuno, anzi lo sternisce e addirittura lo offende. C'è bisogno primario di riprenderci quello che è nostro, i nostri spazi democratici, portare in tutti gli appuntamenti le questioni come il lavoro, contro la precarietà e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, uomo non visto come soggetto libero alla pari con gli altri, ma è solo visto come lo strumento da sfruttare per i propri sporchi profitti. Parole come speranza di andare un giorno a lavorare è diventata insopportabile, perché i nostri figli non possono aspettare nella speranza che qualcuno si ricordi di darti un lavoro pronti a sfamarli. Cito una frase di un certo grande uomo prima di morire: la speranza è la trappola infame inventata dai padroni. Il grande uomo si chiamava Mario Monicelli. Il movimento di lotta per il lavoro, in questo teatrino politico che abbiamo assistito e assistiamo, è l'unica novità nuova e pulita, trasparente, l'unica novità in questo silenzio assordante. Le grida dei disoccupati sono l'emblema del decadimento dei valori della politica, le grida sono le sconfitte del Novecento che ci portiamo sulle spalle, le grida sono l'unica voce sana, reale, vera, in questa società falsificata per colpa di imbroglioni asservita a un sistema mafioso e politico che non trovano altro che il fallimento dei valori che ci hanno tramandati i nostri padri costituenti. Negli appuntamenti di campagna elettorale che avete
capitato in questi giorni non avete proposto altro che la solita canzone. Ci è sembrato un copione già ascoltato centinaia di volte, un copione recitato opportunisticamente per sembrare ognuno diverso dall'altro, di dire qualcosa che non è stato già detto e di passare avanti all'altro concorrente della corsa al Palazzo Cirillo. Come potete mai pretendere di comprendere i nostri ideali e i problemi drammatici dei disoccupati, dei cittadini, se tutti voi puntualmente dopo la campagna elettorale disdegnate di avvicinare e far finta di non conoscere coloro che vi hanno addirittura votato? La vostra partecipazione elettorale, quale fine nobile ha? Questa è una domanda importante. Abbiamo assistito a decine e decine di liste, centinaia di candidati pronti alla caccia al voto a tutti i costi. Ma la cosa che ci fa incazzare di più è il fatto che molti candidati stanno usando la solita speculazione, la facile promessa del lavoro, come se loro avessero almeno la consapevolezza reale di un potere che non hanno loro attribuito. Smettetela di usare e di prendere in giro i disoccupati. Dietro di loro ci sono drammi familiari gravissimi, ci sono interi nuclei familiari che non possono mettere il piatto a tavola, per non parlare poi delle bollette e dei fitti che dobbiamo sostenere. Solo grazie all'intervento dei nostri genitori pensionati possiamo pagare qualche spesa e trovare da loro asilo per la sopravvivenza. Smettetela dunque di usare chi è esasperato, per questo ci siamo organizzati, per dare voce a chi non ha voce e dignità e forza a chi l'ha persa. Abbiamo voluto noi disoccupati organizzare questa iniziativa, questo confronto diretto con i candidati al sindaco, per far capire a noi disoccupati e alla città nei prossimi 5 anni quale intenzione avete. La cittadella del benessere della Merini Group, di cui abbiamo nei prossimi mesi come SB un incontro con la dottoressa Francesca Menarini per dirottare il 70% della forza lavoro in questa struttura, una struttura per il benessere e per il turismo. Vogliamo che prima, durante e poi ci siano opportunità di lavoro per i disoccupati di Casoria in tutto il suo indotto. Il più Europa, piano urbano integrato, come dicevo prima, 35 milioni, cimitero cittadino comunale di cui siamo promotori di una petizione popolare, siamo arrivati a quasi 3.000 firme. Casoria Ambiente per la gestione delle isole ecologiche e la raccolta differenziata, il mercatino, la ex Snaidero, area acquistata con i soldi pubblici e non è mai decollata, stiamo parlando della vecchia giunta Polizio se non mi sbaglio. Le aree dismesse ex Rodeoduce, Tubibonna, Resie, parcheggi e trasporti interno, visto che il centro non ha collegamento con Arpino, è vergognoso che i nostri cittadini di Arpino per venire a Casoria devono andare prima a Napoli e poi essere dirottati a Casoria. Queste sono solo alcune possibilità di sviluppo che può attraversare la nostra città. Certe, nell'immediato ci sono la cittadella del benessere, più Europa e Casoria Ambiente, e con l'apertura del pronto soccorso a Casoria può essere un'altra opportunità per i giovani casoriani. La nostra città è pronta alla sfida e per questo già diciamo che è martoriata, lo sappiamo, da una certa politica e dal malaffare. Il movimento di lotta per il lavoro sarà la sentinella contro gli affaristi e le clientele. Nessun posto di lavoro deve essere barattato a discapito degli altri. Il nostro motto in questo anno è stato, come ci ha detto sempre il nostro coordinatore Danilo Cioffi, saremo non una sola spina nel fianco dei politici, ma di Casoria, ma saremo 300 lance quando siamo noi del movimento di lotta. A buon intenditore poche parole. Grazie cittadini.